Sono Laura Antichi, vi voglio presentare Google Lens. Può essere scaricato dal playgoogle.com, lo store, oppure attivato dal dispositivo Android dall'assistente di Google. Per utilizzare Google Lens per iOS, bisogna installare Google Photo per iOS. L'app si può scaricare naturalmente dall'app store. Google Lens sostituisce la precedente app Google Goggles e rispetto a quest'ultima ha qualche funzionalità in più legata all'intelligenza artificiale. Può leggere testi in varie lingue, italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, turco e tradurli in altre lingue. Scannerizza i codici QR per estrarne e informazioni e codici a barre per trovare informazioni sui prodotti. Può aggiungere contatti attraverso la lettura di biglietti da visita o codici QR. Scansiona il testo usando la tecnologia OCR e ricerca prodotti simili. Aggiunge eventi al calendario, trova indicazioni stradali, restituisce informazioni sui ristoranti, fornisce i nomi di piante, può digitalizzare un testo, ma ci permette di avere molte altre informazioni sui luoghi, gli oggetti e i percorsi. Quando usare Google Lens? Può essere usata in molte situazioni didattiche in classe outdoor. Per una ricerca, per raccolta di informazioni su oggetti di vario genere, di uso comune o artistici, per tradurre testi, per copiare testi. Adesso vi mostro. Come vi avevo detto, può essere l'applicazione attivata dall'assistente di Google, anche dal semplice assistente, da me compare anche Lens perché l'ho scaricato e cliccando sull'iconcina, come vedete, mi dà la possibilità di in questo caso di toccare il testo e di copiare questo, di avere delle informazioni innanzitutto sul testo. Questo è un testo, ad esempio, in tedesco, mi dà la possibilità, come vedete adesso. Visualizzo il testo, di copiare questo testo, potrebbe servirmi da inserire in qualche lavoro a scuola per citare un testo. Mi permette quindi di copiarlo con copia testo, oppure mi permette di cercare qualcosa di simile sul testo o di tradurre anche il testo andando con Google Translate. Vedete che mi dà subito la traduzione. Molto interessante, quindi, questa funzionalità sui libri. Ad esempio, prendiamo un altro libro e qui mi dà delle informazioni sui concetti che ho visualizzato in questo libro. Vediamo, esempio, vedete che potrei cliccare su autoeducazione, in questo caso mi dà la ricerca. Oppure il metodo in pedagogia e così via. Quindi mi dà una serie di informazioni sugli oggetti. Per quanto andiamo a vedere
biglietto da visita. Ecco, vedete che mi fa aggiungere e mi dà la possibilità di aggiungere contatto scannerizzando il biglietto da visita e di inviare una mail e mi dà tutte le informazioni su questo semplice biglietto che ho fatto poi in maniera arruspante ecco, poi esempio prendiamo questo, prendiamo questo e vediamo che risultati mi dà. Vabbè, occhiali da sole. Lo spostiamo un attimo. Bisogna mettere a fuoco. Ecco, e giustamente poi alla fine viene il risultato Google Cardboard e ti dà tutte le informazioni su Google Cardboard con Wikipedia, eccetera. E quindi, come ha dimostrato, è un'ottima app. Facile da utilizzare per ottenere delle informazioni aggiuntive rispetto agli oggetti che andiamo a considerare nell'ambiente didattico.